Eccoci con Paolo Poggianti, testa di serie numero 1 della categoria over 45. Paolo, complimenti per questo esordio vincente in un tabellone che ti vede favorito. Oggi, nonostante la pioggia, il disturbo della pioggia, puoi ritenerti soddisfatto? Sì, mi ritengo soddisfatto considerando che arrivo direttamente dalla Spezia, quindi ho fatto 500 km in macchina, sono partito stamattina alle 6 e il mio avversario era abbastanza simpatico, non fortissimo, però una persona piacevole e sono la testa di serie numero uno, anche se non credo di meritarlo perché ci sono giocatori molto più forti di me, probabilmente giocano di meno, avranno meno tempo libero. E niente, comunque sarà dura arrivare già in fondo, sarà dura. Vincere secondo me è impossibile, comunque vedremo. Senti, la tua storia è un po' differente rispetto a tanti colleghi del circuito, vieni da un altro sport, ecco, raccontaci questa grande Sì. differenza con tanti altri. Sì, io vengo dagli sport del combattimento, ho sempre fatto per precisione boxe francese o savate e ho riniziato a giocare, giocavo da bambino, poi ho riniziato a giocare verso i 35-36 anni, così con i miei figli e piano piano poi mi sono riappassionato e fisicamente sono abbastanza solido e come tennis ovviamente non sono certamente da esempio, ci sono persone molto più forti di me. Comunque fisicamente sto bene, mi diverto, è uno sport molto meno duro della boxe francese, anche perché almeno quando perdi esci col sorriso solitamente, invece uscivo solitamente tutto sfasciato. E comunque sono contento di essere qua, insomma, di poter continuare a giocare. Cosa che non riuscivo più a fare nei combattimenti ormai perché sono troppo avanti con gli anni. E allora in bocca al lupo. Grazie mille.